Queste sono partite in cui dobbiamo giocare al meglio per migliorare sia noi, sono partite belle da giocare, ma sappiamo che il nostro obiettivo è giocare bene con queste per poi far punti importanti con le nostre avversarie dirette. Purtroppo oggi è stata tirata tutta la partita, loro sono usciti con i loro giocatori importanti, un po' d'errori nostri e purtroppo è finita così. La matematica non ci dà contro, noi ci speriamo, anche perché abbiamo scontri con Cantù, scontro diretto con Isernia. Certo, da sperare che Corigliano vada male, però noi ci speriamo ancora. Perfetto. Sì, non era una partita facile, non ce ne sono di partite facili, come abbiamo visto quello che è successo a Castellana, insomma. Quindi va bene così per oggi. Un po' di fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, allora, noi non abbiamo preso la giornata migliore, però i ragazzi onestamente noi ci abbiamo fatto amichevole pre-campionato. Da lì sono cresciuti tutti tantissimo, infatti abbiamo avuto grosse difficoltà. Questo sì, loro comunque sono molto forti, hanno vinto un sacco di partite in questo campionato, meritano di stare al primo posto. Noi abbiamo lottato finché abbiamo potuto, ma loro si vede proprio nei momenti decisivi hanno quella marcia in più data dalla consapevolezza di essere lì in cima. E quindi nei punti decisivi mettevano la battuta nella posizione giusta, l'attacco, la difesa, e questo ha fatto la differenza contro di noi, una squadra giovane che dobbiamo ancora imparare queste piccole cose, verranno con l'esperienza. Adesso... Sì, contro Castellana sarà molto impegnativa, soprattutto nel loro palazzetto, un palazzetto molto carico, ma comunque noi dobbiamo pensare alle nostre dirette avversarie, Cantù Isernia, e lì sono due partite fondamentali per il nostro campionato. Riuscissimo a far bene lì sarebbe un salto di qualità e comunque un premio per il lavoro che stiamo facendo in palestra, e comunque il nostro allenatore ci sta facendo fare un sacco di lavoro e comunque in campo si iniziano a vedere i propri frutti. Vabbè, la speranza è l'ultima a morire, riuscissimo a fare dei risultati buoni in queste tre partite, metto anche Castellana, non si sa mai. Riuscissimo a fare dei risultati buoni in queste tre partite, nulla è detto. Comunque sono 5-6 punti, mi sembra, da Corigliano. Non so quanto abbia fatto questa partita. E comunque sono due partite, 6 punti si possono fare e si possono perdere. Ce la metteremo tutta per arrivare lì. Beh, sono tornato dopo più di 5 mesi di assenza, in cui ho lavorato dopo l'operazione. Chiaramente il ritorno in campo è stato... cioè, molto aspettato, un'emozione, una bella emozione, però di sicuro avrei voluto dare ancora di più di quello che sono riuscito a fare. Di sicuro non posso fare previsioni, però già da qualche settimana le mie sensazioni sono migliori e diciamo che ormai siamo arrivati. Non voglio mettere le mani troppo avanti, però credo che a breve sarò più che in forma. Allora, abbiamo sbagliato molte battute, anche se posso dire meno del solito, sembrerebbe strano, ma meno del solito. Sì, ma in allenamento, guarda, no, non è lo stesso. Infatti la sorpresa è proprio quella, perché lavoriamo molto da tutti i punti di vista, lavoriamo bene agli allenamenti, non c'è mai nessun problema di questo tipo, però in partita si è manifestato spesso questa lacuna. E la battuta oggi comunque è stata il fondamentale, uno dei fondamentali che hanno cambiato le redini nella partita, perché di là non si sbagliava così tanto. E quindi bisogna mettere in difficoltà un pochino di più la ricezione.